Non tutti sanno che è entrato in vigore da poco la garanzia di conformità dei beni e dei servizi con contenuti digitali acquistabili tramite piattaforme e-commerce online. Lo scopriremo nella puntata di Evolve di oggi con l'avvocato Manuela Socolli. Io sono Nicola Gallo di Interdimage e se vuoi continuare a seguire il nostro intrattenimento formativo digitale Evolve, ti invito a iscriverti al nostro canale YouTube, ai nostri canali social e alla nostra newsletter. Bene, oggi parliamo di un tema molto importante relativo alla garanzia di conformità, ovvero la garanzia di conformità dei beni e servizi con contenuto digitale, qualcosa che è già entrato in vigore nel codice del consumo. Ne parliamo con l'avvocato Manuela dello Studio Soccol, nostro partner, studio legale, che supporta l'adeguamento di siti e-commerce e non solo. Ciao Manuela. Ciao Nicola, grazie per l'introduzione. Appunto, sono l'avvocato Manuela Soccol con studio legale in Padova e affianchiamo Internet Image nella consulenza per appunto in tema anche di e-commerce. Il tema introdotto da Nicola è un tema importantissimo e soprattutto di recente introduzione, perché stiamo parlando di beni e servizi con contenuto digitale. Ma spieghiamo un po' più nel concreto che cosa sono. Pensiamo a uno smartwatch oppure un tracker che registra i passi che facciamo piuttosto che il livello di ossigeno nel sangue. Questo è un bene fisico perché è un oggetto, un orologio, che però incorpora all'interno un contenuto digitale, perché noi per andare a tracciare le nostre attività abbiamo bisogno di un'applicazione che andremo a scaricare da una piattaforma. E questa è un'ipotesi che il legislatore comunitario, che poi tramite una direttiva è stata recepita appunto nel nostro codice del consumo, ha detto che dobbiamo considerare questi beni che incorporano questi contenuti digitali come beni fisici, quindi vengono considerati come se stessimo comprando un libro, una penna o quant'altro. Diverso invece per i beni e servizi che sono invece, chiamiamoli astratti, che non hanno un supporto fisico, ma che quindi andiamo per esempio a scaricare da una piattaforma. Pensiamo ad un'applicazione, sia essa a titolo gratuito o a pagamento, piuttosto che a un contenuto digitale vero e proprio, un ebook, una canzone, eccetera. Qui il legislatore è intervenuto in particolare sul tema della conformità del servizio. Cioè non è più possibile per chi vende beni o servizi online dire che questi beni o servizi sono venduti as is, cioè così come sono, ma è necessario che questi beni o servizi corrispondano alle aspettative del consumatore. Cioè è necessario che se il consumatore ha già utilizzato beni o servizi simili, per cui ci si aspetta che quella applicazione funzioni come le altre, deve funzionare così. E quindi la garanzia di conformità è una garanzia che deve attenersi agli standard di mercato. Questo è molto importante. Per la prima volta, poi, in tema di garanzia di conformità, sono stati introdotti dei concetti nuovi. Si parla di funzionalità, di compatibilità e di interoperabilità. Cosa significa? Che io non posso sviluppare un'app che funziona solo su un sistema e non su altri, perché deve essere interoperabile. Quindi nel momento in cui andiamo ad approcciare questo mercato, dobbiamo far sì che il nostro prodotto sia fungibile da più piattaforme, appunto, per usare un termine tecnico, sia interoperabile. Questa modifica è già presente all'interno del codice del consumo, quindi se qualcuno di voi si occupa di vendere software, di vendere applicazioni online, sappia che è necessario rimettere mano alle proprie condizioni e capire come adeguarle alla normativa. Tema molto di nicchia, ma importante da sapere, soprattutto perché è già in vigore. Bene, abbiamo trattato non solo in questa, ma anche nelle precedenti puntate di Evolve, molte regole da seguire e da osservare nei siti e-commerce, che attraverso uno studio legale di supporto alla progettazione del sito possono essere seguiti in modo molto, molto facile. Grazie Manuela dei tuoi consigli e alla Grazie prossima Nicola. puntata di Evolve. Ciao a tutti. Grazie Nicola e grazie a tutti.